Benvenuti alla puntata di Dal Vivo. Quest'oggi siamo in collegamento con Simone Nannoni, vicepresidente dell'associazione Prossima Democrazia. Buongiorno Samuele, benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Quest'oggi ci parlerai di genitorialità sociale. Io inizierei chiedendoti proprio che cosa significa questo termine e come nasce questo tuo progetto. Per genitorialità sociale si intendono sostanzialmente quattro temi, quattro tematiche che siamo più maggiormente abituati a sentire, che sono le adozioni, la gestazione per altri, la fecondazione assistita e il riconoscimento giuridico dei figli. Quindi sono tutte quelle forme di genitorialità in cui non si tratta tanto di genitorialità biologica quanto appunto di genitorialità sociale. Perfetto, e potresti spiegarci più nel dettaglio in che cosa consistono? Sì, tu mi stai chiedendo del progetto, il progetto che si terrà a Milano? Esattamente, sì. Ok, il 19 e il 20 ottobre presso la Statale di Milano si terrà un'assemblea civica sulla genitorialità sociale, quindi si tratterà di 152 cittadini, per la stragrande maggioranza italiani, anche se avremo tra questi 6 cittadini provenienti da 6 paesi europei, che saranno chiamati a assistere nella prima giornata a un grande dibattito e confronto tra esperti e portatori di interesse su questi temi con differenti posizioni, con la possibilità ovviamente di fare anche domande e di ricevere risposte per approfondire i quattro temi che vi ho citato prima. La seconda giornata sarà invece una giornata deliberativa, nel senso che 50 di questi 152 cittadini saranno chiamati a lavorare a quattro tavoli tematici, ciascuno con il proprio facilitatore, per approdare a delle idee, a delle proposte, a delle raccomandazioni su questi quattro temi, su come regolare dal punto di vista giuridico questi quattro temi, e saranno raccomandazioni che verranno rivolte alle istituzioni europee e italiane. Ok, perfetto. Quindi tu hai parlato di assemblea civica. Potresti spiegarci meglio che cos'è e come mai è la soluzione adatta forse per affrontare questo tema? Sì, per assemblea civica o assemblea dei cittadini si intende un tipo di processo partecipativo e deliberativo che si caratterizza essenzialmente per due aspetti. Il primo è quello del come vengono selezionati i partecipanti a questo tipo di processi. Per selezionarli si ricorre al cosiddetto sorteggio statistico, quindi un primo elemento è quello della sorte, si estrae a sorte di modo che tutti abbiano una eguale e ragionevole possibilità di essere selezionati. Questo fa sì che a partecipare non siano sempre i soliti noti, no? Sempre le solite categorie di persone più inclini alla partecipazione. Allo stesso tempo il sorteggio è statistico, nel senso che si fa sì che il gruppo di partecipanti sia quanto più possibile affine alla società da un punto di vista socio-statistico e demografico. Non a caso si seleziona poi con sorteggio seguendo quelli che sono alcuni criteri come le fasce di età, il genere, il livello di istruzione, la condizione professionale, il luogo di residenza, eccetera. L'altro aspetto centrale delle assemblee civiche è la deliberazione, giusto appunto prima vi dicevo che ci sarà una giornata deliberativa. Deliberare non vuol dire quello che generalmente intendiamo quando per esempio parliamo di delibera comunale, che quello in realtà è un sinonimo di decisione. Deliberare vuol dire, viene dal latino, cioè mettere sulla libra, quindi sulla bilancia, soppesare pesi e contrappesi, quindi è un momento che sta prima della decisione vera e propria. In questo caso si intende creare uno spazio in cui i cittadini si possono sentire liberi di esprimersi, ma anche liberi di ascoltare, di farsi ascoltare. Quindi vuol dire creare un momento dialogico, discorsivo, aperto all'ascolto, in cui si possa appunto arrivare a elaborare delle proposte, delle idee e delle raccomandazioni. Benissimo. E prima di salutarci, volevo farti un'ultima domanda. Volevo chiederti quindi di ripetere a chi si rivolge appunto questa assemblea civica e
Esatto, come si svolgerà. Ok, perfetto. Dunque, l'assemblea civica è aperta, diciamo, a tutti i cittadini. Sono aperte le registrazioni fino al 30 settembre. Per registrarsi è sufficiente andare sul sito di Prossima Democrazia, www.prossimademocrazia.it, e da lì subito si trova, è la prima notizia, è la pagina dove ci sono tutte le informazioni sul progetto, che è un progetto europeo, e per registrarsi. Dopo il 30 settembre effettueremo appunto la selezione casuale, il sorteggio statistico, per selezionare i partecipanti che riceveranno ovviamente comunicazione. Le giornate sono il 19 e il 20 ottobre, quindi un giovedì e un venerdì. Entrambi i giorni si tratta di mezza giornata, dalle 9 alle 14. Si svolgeranno presso l'Università La Statale di Milano, che peraltro è Patrocinerò. esatto, una patrocinatrice del progetto, insieme anche al Comune di Milano. Settimana scorsa, martedì scorso, abbiamo avuto la conferenza stampa del progetto in Palazzo Marino. Pertanto, appunto, le 152 persone riceveranno diciamo, la conferma di partecipare alla prima giornata. Successivamente, 50 di queste 152 riceveranno conferma di poter partecipare anche alla seconda giornata, che è appunto quella deliberativa. Ok, benissimo. Allora ti ringrazio moltissimo per aver partecipato al nostro collegamento e ti auguro un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci, ciao.